Buongiorno amici, credo quarto episodio di questa serie di pillole video dedicate al mio ultimo libro, Le basi del carfishing, un libro che puoi scaricare gratis dal mio sito. Ma ti spiego tutto nel primo video della serie, sono numerati 1, 2, 3, 4 e così via, e negli altri che ti invito a rivedere perché cavolo meritano, iniziamo a capire su cosa si basa il carfishing. Siamo arrivati ai terminali, abbiamo parlato proprio dell'A-Rig e di come fare il tuo primo terminale da carfishing. E attenzione, condividi questo video, che è un video che si riferisce a un libro gratuito che tutti possono scaricare. Quindi aiutami a condividere questa cultura del carfishing, almeno basica, che fa bene alla pesca, fa bene ai pesci, fa bene all'ambiente, fa bene ai pescatori. E ti ringrazio molto per questo tuo aiuto. Detto questo, dal terminale che abbiamo visto la volta scorsa, che ribadisco sul libro, viene trattato anche in termini di materiale, foto, come realizzarlo, bla bla bla, è molto facile da capire come farli. Passiamo all'altra parte del quello che viene chiamato rig in inglese. A proposito, siccome sentirai tanti termini in inglese, i-rig, rig, bolt rig, inline rig, eccetera, 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 c'è nei proprio primissime pagine del libro un dizionario dove finalmente capisci cosa cappero vogliono dire queste parole che magari hai già orecchiato da tuoi amici che già pescano carfisci da un po' di tempo. Quindi il rig è il composto di terminale con la boil innescata e piombo. Il piombo è imprescindibile, cioè è una parte inequivocabile della funzionalità del tuo terminale. Perché? Perché la carpa, hai capito come aspira e sputa l'esca nei video precedenti, l'amo si impunta al labbro, lei o avverte la tensione o non l'avverte e comunque continua a spostarsi, mette in tiro il terminale e chi incontra? Incontra l'amico Fritz Piombo, che oppone una resistenza che è relativa al suo peso e alla sua forma. E più è alta questa resistenza e più quest'amo che è appena lì lì piantato, zaccatela, andrà a infilarsi un po' più in profondità. Che succede a quel punto? Panico, panico, una carpa in un'acqua libera, panico. Quindi panico, cosa farà? Scappa, e scappando se lo pianta ancora, ma ti manderà il segnale a riva che c'è, che è all'amata, e quindi da lì bang, ferrata e combattimento. Ma la partenza, che vuol dire il momento in cui il pesce sfila a filo del mulinello, la ferrata e il combattimento col pesce che continua ad andare, te lo godi davvero, è tanta roba. Vado veramente male a descrivertelo a parole su un video, ma considera che è dal 2012 che non pesco e mi vengono ancora i brividi pensando a una partenza, quindi deve essere veramente tanta roba. Ti auguro di sentirne una quanto prima possibile. Detto questo, il piombo è fondamentale. Piombi da carfishing non sono mai meno di 60 grammi e sono così piccoli, 60 grammi, quando sono piombi pasturatori. Cosa sono i piombi pasturatori? Sono piombi sui quali vai ad amalgamare una pastura particolare che si chiama method, perché è un metodo che è stato inventato da un pescatore, di cui però parleremo quando parliamo di pasturazioni, esche e quant'altro. Quindi quelli piccoli in genere sono da method, perché se ci metti anche la pastura passano poi comunque i 150 grammi, ok? Se no, normalmente la misura più usata è fra gli 80 e i 120 grammi. 80 è già sufficiente, quindi da 80 a 120, in base a cosa scegli, in base a quanto può lanciare la tua canna, e di questo parleremo, e in base a quanto lontano devi lanciare, perché un piombo più grosso applicato a una canna adatta arriva più lontano. Questa è la regola, facile da comprendere. La forma del piombo è importantissima, perché a parità di peso più è compatto e più efficacia autoferrante presenta. Quindi la sfera è stata la prima forma creata in maniera specifica per il carfishing, per terminali che venivano chiamati elicottero, dove cioè il piombo era la fine di tutto. Sopra c'era il terminale collegato alla lenza madre da una girella che gli permetteva di girare attorno alla lenza madre stessa col movimento classico delle pale di un elicottero. Quindi sfera, ancora una forma attuale, poca penetrazione in aria, quindi non è il piombo più adatto per lanciare lungo, ma come
lanci normali in un range degli 80 metri direi che è la forma che io ho sempre preferito. Poi ci sono forme più allungate che vengono dal surf casting, che sono quelle adatte al lancio, a fusolate, proiettili, viaggiano spediti nell'aria. E poi ci sono quelle forme tozze, piatte, con i grippini, con i puntini, eccetera, che sono quelle che non devono scivolare sul fondo. Sono le più adatte in corrente, quindi, o su fondali anche in tendenza. Sabbia è tendenza, se tu metti la sfera, prova a immaginare, non stai fermo, ok? E quindi così via. Sono anche forati. Piombi forati, perché forati? Beh, perché quando tu li recuperi sempre in corrente, se sono larghi e piatti, sfarfallano in una maniera brutta e ti fanno su un casino sulla lenza. Se hanno il foro, la corrente che passa dal foro li mantiene in una posizione più facile da recuperare. Fanno meno resistenza nel recupero, ma hanno la stessa resistenza quando sono sul fondale. E così via. Nel libro c'è una bella foto a colori con tanti piombi, così puoi capire di cosa parlo. Tecnicamente il piombo può essere messo fuori asse rispetto al filo madre, quello che viene dal mulinello, in questo caso si parla di bolt rig, oppure può essere in linea, cioè il filo madre passa dentro il piombo, inline rig. Ci sono differenze, ma l'inline è una bellissima presentazione con piombi pasturatori per il metal, perché ti trovi veramente allineato il piombo, l'esca, a valle del piombo, e quindi se stai pescando in corrente col metal, che è uno dei motivi per cui nasce il metal, le particelle di pastura passano per il tuo innesco e sono veramente efficaci e attrattive. Altrimenti, per tanti motivi, soprattutto la precisione di lancio, soprattutto la possibilità di liberare il piombo in caso di incaglio, è meglio il bolt rig, che ha reso famoso il più famoso dei carpisti che ha aperto un'attività legata al carfishing, che è Kevin Nash, che ad oggi il marchio degli anni 80 che ancora resiste a pieno regime sul mercato. E tanti complimenti a Nash, perché si è rinnovato e ha saputo affidare e delegare, per esempio in Italia, a un ragazzo brillantissimo che insomma è riuscito a portare avanti questo marchio storico. Nash è ancora vivente e quindi è veramente uno dei pionieri, uno degli ultimi pionieri che ci è rimasto, in effetti. Nash, perché è famoso Nash? Nash è famoso perché ha fatto degli accessori strepitosi, è un grande inventore Nash, è un thinking angler, un pescatore che pensa, e il suo accessorio migliore, cioè quello a cui le carpe devono essere grate, è la safety clip, che altro non è che un inserto in plastica stampato dove si aggancia il piombo, che permette a questo piombo di stare attaccato quando lo lanci e quando lo recuperi, ma di staccarsi abbastanza facilmente quando si incastra in qualche ostacolo, oppure quando il pesce rompe e se ne va via con l'amo in bocca e un pezzo anche del filo che viene dal tuo mulinello e un piombo da 120, 130, 150 grammi attaccato, al primo ostacolo che incontra o comunque nella foga dello scappare riesce a sfilare il piombo. Non ti sto a spiegare come funziona una safety clip, perché basta che cerchi in rete o comunque che leggi sul libro, vedi le foto e capisci come funziona. Ma quando le compri sono in un blister dove ti danno anche la girella apposta, il gommino apposta e i disegnini per farti capire come costruire il tuo rig. È diciamo molto basic, molto facile, non ci sono grosse difficoltà. Quindi il mio consiglio per chiudere l'argomento terminali è iniziare con il bolt rig, con una safety clip e con un terminale senza nodo e hai rig. Prima di imparare a farli, comprali già fatti, ce ne sono di mille tipi a prezzi anche bassissimi, perché ci sono grandi catene di articoli sportivi che non nomino perché non sta bene non fare pubblicità, io non sono legato ai marchi, che ti offrono terminali già pronti di medio buona qualità a prezzi bassissimi. Quindi comprali fatti e poi ti prendi il materiale per replicarli, perché replicare un qualcosa che hai davanti agli occhi è molto facile. Così come i terminali li puoi trovare già pronti, le safety clip le puoi trovare con tutto quello che ti serve per costruire il tuo primo rig. E quindi siamo arrivati a canna, mulinello e filo, e fra poco ne parleremo.